Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, una domanda che mi viene fatta molto molto spesso, soprattutto d'estate quando la gente inizia a fare più attività, soprattutto per fini cardiovascolari, ma anche d'inverno, riguarda l'abbinamento, tra parentesi, le domande me le fanno su Instagram quando faccio Q&A, quindi se del caso, qua sotto trovate il mio profilo Instagram, andate, seguite e fate le domande là, faccio periodicamente dei Q&A sulle storie in cui vi rispondo. Comunque, come abbinare, se abbinare altri sport o altre attività in generale al bodybuilding, in particolare se questo ha un impatto negativo sui miei risultati ipertrofici. E normalmente io rispondo che non è un problema, questo perché normalmente non si fanno molto intensamente queste attività, però vale la pena soffermarci un attimo insieme tutti quanti e ragionare un pochetto. Allora, altre attività, che può essere il ciclismo, che possono essere sport di combattimento, che può essere il nuoto, qualsiasi cosa voi facciate, che a voi piaccia, eccetera. Ovviamente se la fate a fini cardiovascolari, quanto piuttosto a fini ludici, perché è uno sport, un hobby che vi piace. Allora, tendenzialmente la risposta molto semplice è questa: se la fate poco, non impatta, se la fate tanto, impatta in maniera negativa, ok? E ci sono due profili che noi dobbiamo andare a analizzare, quindi li analizziamo. Il primo profilo è quello del recupero muscolare, quindi il recupero specifico del distretto muscolare, e il secondo profilo è la richiesta di adattamento muscolare, che le due attività, quindi bodybuilding più l'altra attività, vanno a richiedere. Allora, iniziamo dal recupero muscolare. In realtà è un discorso molto semplice che potete verificare sul campo. Un primo problema quando inserite un'altra attività in generale oltre alla sala pesi è che logicamente impatta sul recupero, in primis da un punto di vista energetico, ma non è troppo un problema perché in quel caso basta aumentare le calorie e questo è il bilancio energetico, va in pari. Cioè se sto in un surplus di 300 calorie, per dire, e faccio un'attività, inserisco un'attività che va a bruciare 500 calorie, alzo le calorie di 500 e sto di nuovo in surplus di 300 calorie. Quindi da un punto di vista energetico è abbastanza semplice, ovviamente non dovete mettervi a fare calcoli maniacali, lo vedete un po' in base al peso, aumentate leggermente se sapete che fate un certo tipo di attività. Qua sta uscendo il sole in maniera assurda, qua in Inghilterra esce il sole ad agosto, che cosa succede? Comunque, generalmente, da un punto di vista energetico è molto semplice come discorso. Passando invece a un secondo aspetto del recupero, cioè il recupero muscolare, logicamente se io faccio un'altra attività, chiedo anche che il distretto muscolare vada a recuperare. Quindi l'esempio classico, se io alleno gambe e vedo che le gambe mi recuperano ogni 4 giorni, quindi 4 notti di sonno, le gambe hanno recuperato. Ma se io vado ad inserire un cardio su bike durante questi giorni, dipende da come lo faccio. Dipende da come lo faccio, potrebbe incentivare il recupero addirittura in alcuni casi se lo faccio in maniera molto intelligente, però nella maggior parte dei casi rallenta il recupero, quindi può essere che alla fine di questi 4 giorni le gambe non hanno più recuperato e quindi la scelta è o intervengo sul cardio da un certo punto di vista, che può essere anche attività di ciclismo all'aperto, oppure vado a diradare la frequenza, quindi alleno le gambe per esempio dopo 5 giorni, dopo 6 giorni, vedo dopo quanto tempo hanno recuperato. Se è un'attività che tengo a fare, cioè mi piace il ciclismo, io lo faccio, voglio fare un'accoppiata, ok, so già che le gambe non le potrò allenare due volte a settimana, le allenerò una volta a settimana, ma hanno bisogno di più tempo di recupero. Quindi questo per quanto riguarda il recupero. In realtà è abbastanza semplice come concetto, innanzitutto un discorso specifico muscolare, nel senso che logicamente il recupero, quando faccio, inserisco il ciclismo, vado a pensare alle gambe, mi impatta sul recupero delle gambe. Se vado a inserire il nuoto, più verosimilmente l'upper body può andare a avere problematiche di recupero. Negli sport da combattimento molto spesso, soprattutto la boxing, sono le spalle che iniziano a bruciare di più. Insomma, è specifico muscolare e i distretti che coinvolgono nell'attività. Per quanto faccio bodybuilding, quando ragiono sul bodybuilding ci metteranno più tempo a recuperare, quindi molto molto semplice da questo punto di vista. E il mio consiglio in quel caso è: sperimentate e provate, la cosa migliore in assoluto, nel senso che vedete, ok, io normalmente alleno, riprendiamo l'esempio, le gambe ogni 4 giorni, ho inserito la bike, dopo 4 giorni com'è la performance? Buona, recuperano, riescono a recuperare. Questo avviene soprattutto in off season, perché magari faccio una bike, io ad esempio in off season ho utilizzato la bike come cardio, facevo un quarto d'ora ogni sera, nei giorni off anche la mattina, sempre un quarto d'ora, quindi un quarto d'ora la mattina, un quarto d'ora la sera, ma arrivavo semplicemente a mandarle in pump, non andavo a stressarle troppo, e con le calorie molto molto alte in realtà incentivava il recupero, quindi sono riuscito ad allenare le gambe due volte a settimana, quindi ogni 3-4 giorni, riuscendo anche a progredire molto bene sui carichi. Quindi potrei dire, ok, la performance buona, migliora, ci sta, recuperano alla grande, oppure non è esattamente come prima, perfetto, proviamo ad allenarle ogni 5 giorni, com'è la performance? Ok, alla grande, hanno recuperato, perfetto, allora da adesso le gambe le alleno ogni 5 giorni, così inserisco
le mie uscite in bici, eccetera. Quindi, primo discorso del recupero, come vedete, è abbastanza semplice: il discorso calorico da settare e il discorso del recupero specifico andando a diradare un filo la frequenza. Ora, l'altro discorso, molto più importante e molto più complesso, riguarda la richiesta di adattamento specifica. Ossia, noi quando facciamo bodybuilding abbiamo e diamo al nostro muscolo un chiaro segnale, quello che si deve adattare in una direzione, quella dell'ipertrofia, perché gli diamo quello stimolo specifico. Logicamente, nel momento in cui noi inseriamo un altro stimolo, stiamo dicendo al muscolo: no, ti devi adattare in un'altra direzione, che può essere una direzione più vicina, se facciamo weightlifting, powerlifting, anche crossfit, o molto lontana, se facciamo per esempio delle maratone, ok? Quindi che cosa succede? Che il nostro muscolo si trova con due input di adattamento differenti. Ora, normalmente la regola è che si orienta soprattutto nell'input che prevale, quindi l'attività che facciamo maggiormente, però più l'altra attività è preponderante, più il muscolo si dedica di meno da una parte e un po' di più dall'altra parte. Ora, molto spesso atleti di bodybuilding che hanno difficoltà a tirare le gambe ma hanno delle buone masse muscolari vengono allenati, o almeno io li faccio allenare con successo, anche molti preparatori lo fanno, con lavori cardiovascolari dell'IS, per esempio molte scale o molti lavori di endurance muscolari, anche alle presse, a fondi, hyperextension, eccetera, su un range di endurance muscolare, quindi un range che non è prettamente ipertrofico, un range che ci segnala la necessità di adattamento soprattutto a livello mitocondriale. Che cosa succede? Che avranno più facilità a tirare le gambe. Quindi noi in questo caso stiamo cercando un compromesso, ossia le masse le ho, quindi non voglio puntare ulteriormente sull'ipertrofia, ma devo raggiungere un po' più di tiraggio, quindi chiedo al muscolo una richiesta di adattamento diversa, perché ovviamente quando parliamo di bodybuilding si parla di una resa sul palco, quindi non è solo ipertrofia, è quello che alla fine porto sul palco, quindi cerco questo compromesso, ok? E questo è un esempio di come in questi casi questo tipo di discorso può essere funzionale. Però in generale io più vado in un'altra direzione, più il muscolo si trova in mezzo e quindi fa un mix. È come se prendete del latte e ci mettete del caffè, ok? Se ci mettete soltanto un cucchiaino di caffè in un brick di un litro di latte, logicamente il latte non sarà più bianco, però sarà un pochetto beige. Ma se ci mettete un'intera confezione di caffè solubile nello stesso brick di latte, allora inizia a diventare marrone, e marrone molto scuro. Quindi capite bene che più diamo uno stimolo diverso, più il muscolo tende ad andare in quella direzione. Da che lavora soltanto sull'ipertrofia, tende ad andare in quella direzione. Ora, ovviamente, questo stimolo differente, se lo diamo in maniera molto blanda, non impatta minimamente, ossia quando noi facciamo il nostro cardio durante una fase di cut, a meno che non facciamo molto molto cardio, tendenzialmente comunque il muscolo si orienterà sempre sul orientarsi su stimoli ipertrofici. E questo anche vale per il cardio in off season, quindi generalmente quando facciamo il nostro LIS nell'ordine di 100 minuti a settimana, 120 a settimana, non è un gran problema. Quando iniziamo a fare 240-300 minuti di LIS a settimana, allora iniziamo a richiedere regolare alle gambe, ovviamente, perché la richiesta di adattamento specifica è muscolare, è specifico muscolare, iniziamo a richiedere qualcosa di diverso e quindi non è più soltanto ipertrofia quella che stiamo chiedendo. Per cui finché stiamo sotto una certa soglia non ci sono problemi di genere. Questo è il motivo per cui molto spesso, adesso si sta parlando molto dell'inserimento del calcolo degli steps, dei passi, del NEAT in generale durante le fasi di preparazione. Perché questo? Perché io voglio, e anche durante le fasi di off season, perché io voglio lavorare comunque su un fattore di aumento del dispendio energetico, cercando di rompere il meno possibile i coglioni, logicamente, agli adattamenti muscolari. Quindi invece di fare, per dire, 2 ore di cardio al giorno, ne faccio un po' di meno, però aumento i miei passi, perché logicamente i passi hanno un impatto nullo a livello di richiesta di adattamento specifico. Non vanno a richiedere un adattamento specifico al distretto, sono un'attività troppo blanda, non sono un'attività sportiva, è un'attività motoria, come si vede dai DPCM ultimamente per tutto il discorso del lockdown. Comunque, quindi da questo punto di vista l'utilizzo degli step è molto interessante nelle fasi di cardio ed anche nelle fasi di off season. Quindi, ricapitolando, qual è il consiglio che vi posso dare? Allora, se voi tenete a avere due diverse discipline, quindi vi piace fare una certa attività per hobby e volete mantenerla e volete fare bodybuilding, il mio consiglio è quello di
gestire la vostra attività che avete come hobby, quindi fate quello che vi diverte fare, che vi piace fare. Per quanto riguarda il bodybuilding, semplicemente impostate uno splittaggio che vi permetta di allenare i distretti muscolari quando hanno recuperato, senza farvi troppe paranoie. Certo, non potrete ottenere il massimo nel bodybuilding, che può voler dire sempre avere ottimi risultati, vincere anche delle gare, per carità, ma non otterrete il massimo livello ipertrofico, perché state puntando su altri stimoli. Però comunque riuscite a ottenere un compromesso che vi fa stare bene e vi fa essere felici. Se invece quello che dovete fare è inserire un'attività per bruciare più calorie, allora cercate di barcamenarvi con una certa base di NEAT, che può essere 10.000 passi in off-season e un po' di più durante la fase di preparazione, e inserite il cardio soltanto quando strettamente necessario, lavorando anche sul volume di allenamento, su allenamenti per esempio HIIT ad alta intensità, anche in palestra per esempio alla fine della sessione di gambe potete inserire delle slitte, degli affondi, quindi tanto volume da questo punto di vista, valutando sempre le capacità di recupero logicamente del distretto. Ora, ultimo ma non ultimo, logicamente questo discorso dell'adattamento specifico, come ho detto, si differenza da attività a attività, quindi ho parlato generalmente di attività che chiedono una richiesta di adattamento specifico diversa rispetto all'ipertrofia, quindi appunto vado in bicicletta o faccio attività di genere, running, maratona, eccetera. Però nel momento in cui avete come altro hobby quello di fare powerlifting o weightlifting o crossfit, allora siete già molto più vicini al bodybuilding ed anzi potreste lavorare su abilità che sono in qualche modo funzionali. Di nuovo, non otterrete il massimo, questo è il motivo per cui il powerbuilding ha senso in fasi e mesocicli circoscritti, nel momento in cui una persona ha bisogno di lavorare su quelle abilità, perché possono avere un transfer molto importante nel bodybuilding. Però se ricercate l'ipertrofia pura dovete lavorare nel bodybuilding soltanto. Però inserendo questi altri tipi di lavoro, quindi bodybuilding più weightlifting più crossfit, e quando parlo di crossfit parlo di cross training in generale, allenamento funzionale, logicamente state molto vicini, quindi non ci sono grandi problemi di sorta, è una cosa che potete fare tranquillamente e dovete pensare sempre al discorso del recupero. Anzi, dicendola di più, allenamenti soprattutto in cross training permettono di lavorare su molte abilità, soprattutto a livello mitocondriale, a livello di anti-aging, a livello anche di sensibilità insulinica, che soprattutto da un punto di vista di longevità, soprattutto da un punto di vista di allenamento nel lungo periodo, quindi allenamento per gli over 35, gli over 40, gli over 50, eccetera, è molto molto interessante come lavoro. Quindi è una cosa che magari riprenderemo con altri video, però non è assolutamente da sottovalutare. Ragazzi, questo è tutto, spero di avervi dato dei consigli utili. Come al solito, qualsiasi domanda qua sotto, sarò ben lieto di rispondere e noi ci vediamo al prossimo video.